questo mio percorso di crescita. Penso che da inizio anno qualcosa sia cambiato, il mister mi ha aiutato tanto, anche appunto a arrivare a ottimi risultati in fase realizzativa, e quindi devo continuare a lavorare, a credere in quello che sto facendo, così potrò ottenere sempre più risultati. Con base a quel fatto che ho trovato un allenatore che ha creduto in me e che mi mette nelle condizioni di esprimere tutto il mio valore, che purtroppo ho incontrato il terzo anno che ero qui, e se fossi arrivato prima probabilmente sarei cresciuto in meno tempo, però non c'è da pensare al passato, ora è qua e mi sta aiutando e quindi io continuerò a crescere. È vero che anche nel percorso delle mie giovanili io sono sempre arrivato un po' dopo. Tant'è che ho avuto anche periodi dove anche nelle giovanili ho fatto fatica a giocare perché ero indietro con lo sviluppo fisico, però io ho sempre avuto pazienza nelle mie cose perché sono convinto che poi se uno le cose se le merita e lavora tutti i giorni per ottenere risultati, le cose arrivano. Avete, tra virgolette, timore di una reazione di un Pescara che è comunque in difficoltà e che forse vede anche Auteri giocarsi un po' la panchina sabato prossimo? No, non penso che sia una cosa che debba metterci timore, perché sappiamo che loro sono in un momento come abbiamo passato anche noi, ma noi abbiamo ancora la rabbia di quello che abbiamo passato a Montevarchi, di quel ritorno in Pullman dopo quella partita allucinante, e quindi non c'è passata la rabbia dopo due vittorie, è una cosa che ci deve rimanere dentro. E ci deve continuare a dare la forza di affrontare tutte le partite come abbiamo affrontato le ultime due. Il record consecutivo lo sogni già per sabato? Eh sì, sogno tutte le domeniche, però ovvio, se arriva sarei contentissimo, però prima penso a fare una buona prestazione e spero che la faccia anche la squadra, quindi dopo arriva il pensiero del gol.